È un problema enorme che ancora non è stato risolto, ma diciamo che il tempo è scaduto. Anche Confcommercio lancia l'allarme per il caro bollette che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Questo peso, evidenziato la presidente Barbara Marcolini, comporterà la chiusura delle attività, perché non dimentichiamo, ha detto, che anche durante la pandemia in tanti sono stati costretti a stipulare mutui che non riusciranno più a pagare. Non ce lo possiamo più permettere perché tra 2 o 3 mesi appunto chiuderanno le imprese, addirittura imprese che sono in buono stato di salute, che hanno le commesse per poter lavorare, dovranno chiudere perché e mandare gli operai in cassa integrazione perché non riescono più a sostenere appunto le imprese. Ci hanno fatto indebitare e adesso, no, ci troviamo in questa situazione, direi, paradossale. Quindi quasi a momenti peggio della pandemia, e questo non ce lo possiamo permettere. Bisogna intervenire subito, ha proseguito Marcolini, a livello locale, nazionale ed europeo. Rispetto all'Italia, che ancora purtroppo sta aspettando, ci sono dei paesi che si stanno arricchendo. Si prospetta un futuro non roseo per l'Italia, soprattutto per gli italiani, anche col rincaro che ci sarà in questo periodo. Assolutamente sì, proprio perché si parla di un rincaro di bollette del 173% su base trimestrale, il che vuol dire 60% su base mensile. Famiglie che si troveranno a pagare 2.500-2.900 euro in più, appunto, dovuto ai rincari, e non ci staranno dentro perché dovranno appunto pagare i mutui, dovranno mangiare. Non dimentichiamoci che c'è l'inflazione, inflazione dove il prezzo dei prodotti sono aumentati, così pure per le imprese. Le materie prime sono aumentate. Di conseguenza, come possiamo andare avanti a sostenere tutto questo? I commercianti cominceranno a spegnere le luci nelle vetrine, cominceranno a chiudere, quindi si creerà anche un problema di sicurezza e sarà un problema sociale, gente che non avrà il lavoro, che sarà in cassa integrazione, diminuisce il potere d'acquisto, ma questo è qualcosa di gravissimo.